Stamattina anche la GEPIN andare solidarietà ad Almaviva. La vostra situazione è simile a quella dei dipendenti di Almaviva. Voi della GEPIN avete comunque ancora problemi per il vostro futuro occupazionale. Sì, noi la situazione è simile ad Almaviva. L'unico problema è che noi siamo già licenziati dal agosto. C'è stata una sospensiva da parte del TAR che non ha sospeso l'assegnazione della gara per italiane. E purtroppo noi siamo costretti a scendere di nuovo in campo perché la nostra vita è appesa a un filo, appesa a una sentenza del TAR rimandata al 27 gennaio. Noi scenderemo finché non riteniamo, cioè noi dobbiamo avere il nostro lavoro, noi vogliamo i nostri diritti. Ma se tu dovessi perdere il posto di lavoro ad Almaviva, il tuo futuro sarebbe altamente a rischio. Cosa potresti metterti a fare? La cosa grave è proprio questa, che noi siamo dei giovani che hanno studiato per cercare di avere un futuro. Questo futuro oggi, a causa di Almaviva, è stato cancellato. Noi chiediamo al governo, chiediamo alle istituzioni di intervenire per dare nuovamente ai giovani di questa nazione un futuro, quel futuro che oggi ci sta con noi. Oggi 10 novembre di nuovo in piazza i dipendenti di Almaviva, perché abbiamo subito un atto terroristico da parte di Almaviva, perché dopo appena 4 mesi da un accordo che sanciva finalmente era già una parziale risoluzione della problematica degli esuberi, perché erano stati dichiarati 400 esuberi il 21 marzo, noi abbiamo sottoscritto con il ministero un accordo che almeno ci doveva traghettare in 18 mesi di ammortizzatori sociali a un po' di tranquillità. Invece, come un vero e proprio atto di violenza sociale, l'azienda ha nuovamente riaperto le procedure gravissime, perché sono una vera e propria discriminazione territoriale, perché da un momento all'altro l'azienda decide che non sono più 400 gli esuberi a Napoli, ma ne sono addirittura 845 e sancisce la chiusura del centro produttivo di Napoli. Ovviamente noi tutto questo non lo possiamo tollerare, anche perché negli ultimi giorni proprio al MISE l'azienda ha portato sul tavolo un piano di riduzione del costo del lavoro, cioè ancora una volta i lavoratori, per mantenere il proprio posto di lavoro, si ritrovano a trovarsi le mani in tasca da parte dell'azienda. Ovviamente questo è intollerabile. Siamo qui per manifestare perché Almaviva non deve essere la sede della morte dei diritti dei lavoratori. Da quanto tempo tu lavori ad Almaviva? 16 anni. 16 anni. Novembre del 2000. E adesso con la situazione di difficoltà di Almaviva, voi siete, come dire, senza una prospettiva per il futuro. Senza una prospettiva, esatto. Attendiamo ancora notizie in merito. Quindi c'è una grande mobilitazione oggi, proprio per dimostrare che noi il lavoro non lo vogliamo perdere. Quindi lavoriamo in Almaviva da 16 anni, siamo lavoratori part-time, lavoratori full-time, ma la maggior parte sono tutti part-time. Voi cosa chiedete all'azienda? Noi